Voi sapete che la nostra vita è regolata da questa meravigliosa molecola del DNA. Sapete, la doppia elica. Che cos'è la doppia elica? È una lunghissima molecola che è fatta di quattro pezzi. Si chiamano A, T, C e G. Sono quattro sostanze chimiche infilate una di seguito all'altra. E in ciascuna delle nostre cellule il DNA è uguale, noi riceviamo questo DNA dal papà e dalla mamma e poi tutte le nostre cellule hanno la stessa molecola. E in ciascuna delle nostre cellule c'è questa lunghissima molecola che è lunga 3 miliardi di caratteri, cioè ci sono 3 miliardi di molecole, una in fila all'altra, di questi quattro caratteri, A, T, C, G. Questa molecola è veramente fantastica, 3 miliardi di caratteri. Pensate, nella pagina di un libro ci sono 3.000 caratteri, quindi in un libro di 1.000 pagine ci sono 3 milioni di caratteri. In 1.000 libri di 1.000 pagine ci sono 3 miliardi di caratteri. E in ciascuna delle nostre cellule c'è un'enciclopedia di 1.000 volumi. E in questi volumi c'è scritto il funzionamento del nostro corpo. Ci sono le istruzioni per farlo funzionare. Nel 1953 un gruppo di ricercatori in Inghilterra hanno capito come fa questo DNA a passare da una cellula a dividersi e a passare da una cellula all'altra. Perché questa non c'è una singola catena, ma sono due, come le due rotaie del treno. E se da una parte c'è un A, dall'altra c'è un T. Se da una parte c'è un G, dall'altra c'è un C. E quindi queste due rotaie del treno si possono aprire e per ogni A catturare un T dall'ambiente interno della cellula, per ogni C catturare un G e così via. E quindi da una rotaia fare due rotaie perfettamente identiche. E queste rotaie sono avvolte su se stesse a fare quello che si chiama la doppia elica. Ebbene, lì ci sono le istruzioni. E tutta la ricerca nella seconda metà del secolo scorso è stata fatta per capire come funziona il DNA, per leggere questo DNA, che ci è voluto molto tempo per leggere questi 1.000 volumi del DNA. Se noi capiamo bene quello che c'è scritto, possiamo anche capire quali sono le alterazioni del DNA che causano le malattie. Possiamo andare a vedere se chi è malato ha un DNA diverso da chi si ammala ha un DNA diverso. E ci si illudeva che tutto si potesse spiegare con questo DNA. Perché il DNA dà delle istruzioni alla cellula per fabbricare le proteine. Il DNA proprio viene letto e viene tradotto in proteine. E noi abbiamo circa 100.000 proteine diverse nel nostro corpo. Le proteine sono, sapete, sono delle molecole che le molecole strutturali del nostro organismo e anche le molecole che fanno funzionare sono gli enzimi. Verso il 2000 si era finito di leggere il DNA e ci si era accorti però che soltanto circa 20.000 pezzi del DNA sono letti per fare delle proteine, ma noi abbiamo 100.000 proteine. E allora abbiamo cominciato a grattarci la pera e dico, ma com'è questa storia qua? Le cose sembravano più complicate di quello che ci si illudeva. E tutte queste proteine sono gestite da soltanto il 5% del DNA che abbiamo di questi 3 miliardi di caratteri serve per fabbricare proteine. E il resto? Il 95% cosa serve? Si era addirittura parlato da alcuni ricercatori, ma devono essere dei residui dell'evoluzione, e l'hanno chiamato DNA spazzatura, roba che è rimasta lì, no? E invece soltanto negli ultimi anni che si è capito a che cosa serve questo DNA spazzatura. Perché noi abbiamo solo 20.000 geni, pensate alla piantina del riso, il riso ha 32.000 geni, ci sono molti più geni per fabbricare le proteine nel riso che nell'uomo. Il riso sarà pur meno complicato che un uomo. Ebbene, abbiamo 20.000 geni
e abbiamo milioni di interruttori per accendere, spegnere e modificare questi geni. E questi milioni di interruttori sono influenzati dal nostro modo di vivere, sono influenzati dal nostro cibo, sono influenzati dalla nostra attività fisica, sono influenzati dalla nostra mente e sono influenzati dalla nostra spiritualità.